Questo programma è offerto da Sicilia, nuove indagini di Crocetta sui falsi poveri. Palermo, Unipa scommette sulla tecnologia. Bolognetta, una pizza per un sorriso. Port, Palermo-Siena, tutti al Barbera. Sicilia, nuove indagini di Crocetta sui falsi poveri. Il presidente della regione Rosario Crocetta continua le sue ricerche nell'ambito dei redditi. Questa volta è stato scoperto un ASU con un reddito di 500.000 euro l'anno. L'uomo percepiva un contributo mensile di 500 euro. Continua dunque la lotta contro i precari e i falsi poveri, una vera e propria piega sociale che premia i ricchi togliendo risorse utili a chi ne ha realmente bisogno. Miss Il Mary colpisce vicina a colpi di padella. Un anziano signore di 70 anni è accusato di tentato omicidio. Il pensionato è stato arrestato dai carabinieri per aver colpito la vicina di casa, una donna di 72 anni con una padella e un attrezzo ginnico al volto e alla testa. La donna è stata trasportata al civico di Palermo e sembra non essere in pericolo di vita. Per il pensionato si sono aperte le porte del carcere Pagliarelli. Palermo. Precari assediano la città. Un gruppo di lavoratori ASU presedia l'assessorato regionale al lavoro. Davanti all'assessorato alla formazione, gli operatori hanno promosso un presidio. Dal 5 febbraio non sono più coperti dalla cassa integrazione, mentre giace nei cassetti la proroga degli ammortizzatori sociali sino al 5 maggio. Un centinaio di operai alla Keller sta partecipando a un sit-in davanti alla sede della prefettura di Palermo. Sono 190 gli addetti della società che produceva materiale rotabile a Carini in provincia di Palermo, senza paracadute sociale. Secondo fonti sindacali, la società spagnola Talgo, che produce carrozze ferroviarie, avrebbe manifestato interesse ad acquistare i capannoni dell'ex stabilimento Keller di Carini. Finora, dicono il neo segretario regionale della FIOM Roberto Mastro Simone e Massimiliano Buttitta della RSU FIOM della Keller, della politica non è arrivato alcun segnale concreto per dare risposte ai lavoratori sulla vertenza Keller. Intanto, una delegazione di sindacalisti di FIM, FIOM e UIL è stata ricevuta in prefettura. Palermo, inchiesta video hard sui cellulari, indagano due procure. Continuano le indagini sull'inchiesta delle foto e dei video che girano sui telefonini degli adolescenti palermitani. L'intera vicenda verrà gestita da due procure, quella per i minorenni e quella ordinaria. La normale procura indagherà su un primo video, di cui sono protagonisti una giovanissima e un diciottenne. La procura minorile invece si occuperà di indagare su un secondo video, protagonisti un minorenne e due adolescenti. Tra le ipotesi di reato c'è la creazione, la detenzione e la diffusione di materiale pedopornografico. Inoltre, sull'intera vicenda indaga anche la polizia postale. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi.
Ragusa. Colpisce moglie con tablet per gelosia. Accecato dalla gelosia, a Ragusa un meccanico di 40 anni, S.S., ha brutalmente malmenato la moglie di 30, colpendola in viso con un tablet e procurandole fratture al volto, alla mascella e al naso, giudicate guaribili in 45 giorni. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali gravissime con l'aggravante di averle procurate alla moglie e posto agli arresti domiciliari. Palermo, l'Unipa scommette sulla tecnologia. 4 nuove aule didattiche multimediali sono state inaugurate all'Università di Palermo. Questi nuovi spazi didattici sono stati donati alle facoltà di Ingegneria, Giurisprudenza, Architettura e Medicina. In tutto si tratta di 181 computer e 18 terminal leggeri a disposizione degli studenti. Oltre alle 4 nuove postazioni è stata presentata dal Rettore La Galla anche la Welcome Week, una settimana dedicata alla presentazione dell'offerta formativa dell'intero Ateneo. Villa Abate, mostra pittorica Sensazioni di Giuseppe Notarbartolo. Ormai sempre più conosciuto, Giuseppe Notarbartolo decide di deliziare il popolo villabatese attraverso la sua arte. Dalla china in bianco e nero ai mille colori che invadono la vita di un artista e dei suoi seguaci. La mostra, allestita nel suo appartamento via Salvo d'Acquisto, prende il nome di Sensazioni. Sarà permanente. Notarbartolo si ispira soprattutto alla letteratura italiana. Crede che la vita e l'arte siano un prezioso dono di Dio. L'amore fraterno, secondo il pittore, viene condiviso anche attraverso le sue opere. Questo salottino io l'ho concepito per dedicarlo all'arte e in questo caso per dedicarlo anche alle persone che mi stanno molto vicino, perché solitamente noi ci dedichiamo all'arte e quando ci dedichiamo all'arte cerchiamo sempre i grandi palazzi, cerchiamo sempre le grandi committenze e oggi molte cose sono cambiate. I comuni, le province, le regioni sono occupate in altre problematiche, quindi poco si preoccupano dell'arte. E visto che a me l'arte piace tanto e visto che c'è una grossa perdita di tempo, io ho preferito dedicarmi all'arte realizzando un piccolo salottino, come un po' le mostre che si fanno all'americana, dove ci si vede un sabato sera, dove ci si vede una domenica sera o anche di pomeriggio e si cresce assieme guardando i quadri. Le idee che mi hanno portato al concepimento stesso di questa idea è questa grande fede che mi unisce a Dio, nostro Padre, che mi dà il nome della saggezza, che mi dà le idee, che mi dà la consapevolezza di quello che faccio per farlo sempre meglio, nel rispetto di tutti coloro che mi vogliono bene, quindi rispetto alle persone che solitamente vengono a vedere i miei disegni, vengono a vedere i miei dipinti e che mi danno l'aiuto morale, perché non dirlo, anche spirituale, per crescere assieme a loro e quindi crescere tutti quanti assieme in un unico evento. Bolognetta, una pizza per un sorriso. Si sono ritrovati da tutta la Sicilia in piazza Caduti di Guerra a Bolognetta i soci della Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo, i quali hanno accolto i numerosissimi bambini per un giorno nel ruolo di pizzaioli. Bolognetta è la prima delle molte tappe alla ricerca del gusto puramente genuino. Non poteva mancare il freestyle acrobatico delle pizze di Antonino Aiello, che ha lasciato, ancora una volta, ammaliati gli intervenuti. Il presidente Giovanni Mento, il delegato regionale Domenico Sireci e il fiduciario per Palermo e organizzatore di eventi Lorenzo Aiello, pur essendo soddisfatti dei risultati finora ottenuti, sono sempre più motivati a dare il meglio di loro stessi, svelando, soprattutto in compagnia dei più piccoli, i misteri dell'arte bianca. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi?
più sexy sexy danza. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Bagheria Sparta Palermo 0-3. Il Bagheria perde in casa 3-0 contro lo Sparta Palermo. Nel primo tempo le squadre si studiano ma non riescono a creare azioni importanti. È Jacopo Cinà ad avere l'occasione più importante a tu per tu col portiere, ma fallisce. Nella ripresa parte forte lo Sparta Palermo. Dopo appena un minuto di gioco, Gargano dai 30 metri sorprende il portiere che, scavalcato dal pallone, può solo vederlo entrare in porta. Al 65esimo Pagano commette un fallo dentro l'area, l'arbitro fischia il rigore e Gnoffo trasforma dal dischetto. A 15 dalla fine Giordano a firmare il risultato di 3-0 per lo Sparta Palermo con un'azione in contropiede. Adesso il Bagheria si ritrova ad un passo dalla zona play-out. Solo un miracolo può salvarlo. Equipe Palermo Casteldaccia 4-2. Il Casteldaccia perde fuori casa contro l'Equipe Palermo per 4-2. Il primo tempo gioca a favore dei padroni di casa che prima al nono minuto con Maiocco sbloccano il risultato, poi con una doppietta di Zerbi chiudono la prima fazione di gioco sul 3-0. Nel secondo tempo a tenere vive le speranze del Casteldaccia il solito Luca Tomasello. In circa 7 minuti, prima con un gol su azione, poi da calcio di rigore, porta il risultato sul 3-2. Nulla può però quando a 20 minuti dalla fine Mossa chiude il risultato sul 4-2. Il presidente del Casteldaccia, pur recriminando su alcuni sbagli arbitrali, ha espresso la sua voglia di non mollare per giocarsi tutto ai playoff. Sport, Palermo-Siena, tutti al Barbera. Stasera la migliore squadra della Serie B sfiderà in casa il Siena di Beretta, squadra esperta e ricca di individualità importanti. Per il Rosa, assenza in attacco importante, mancherà infatti Paolo Dybala squalificato. Assenti anche gli infortunati Morganella e Di Gennaro. Intanto si spera che questa sera, alle ore 20:30, lo stadio Renzo Barbera si riempia di bandiere e colori rosanero. Questo programma è stato offerto da cordiale saluto a tutti voi da parte di Silvia Caravello. Previsioni per mercoledì 26 marzo 2014. È Persefone il nuovo vortice ciclonico che oggi si forma nei pressi della Sardegna e che porterà un nuovo peggioramento su gran parte della nostra penisola. Ecco il dettaglio: al nord cielo nuvoloso con deboli piogge sparse un po' ovunque, dal pomeriggio in serata peggiora sull'Emilia Romagna, basse pianure e anche Piemonte occidentale con piogge diffuse e temporali, maltempo anche sul Cunese. Al centro piogge e temporali in Sardegna, variabilità diffusa altrove, dal pomeriggio in serata peggiora su tutte le regioni tirreniche con piogge temporali molto forti e con maltempo sul Lazio meridionale. Inizialmente poco, parzialmente nuvoloso sui versanti adriatici, poi dalla serata giungeranno delle piogge anche in questo caso. Al sud inizialmente variabile con piovasche alternate schiarite sui versanti adriatici, poi dal pomeriggio in serata peggiora forte sulla Sicilia occidentale, sul Trapanese con temporali, piogge poi che si estendono a tutte le regioni col maltempo anche sulla Campania. Neve debole che ci sarà sulle Alpi sopra i 500-700 metri, in Appennino centrale sopra i 1000 metri circa, in Sardegna 900 metri, sull'Appennino meridionale abbiamo visto oltre i 1500 metri.
venti che soffiano a rotazione ciclonica attorno al minimo posizionato nei pressi della Sardegna. Abbiamo visto delle minime stazionarie comprese tra i 4 e i 10 gradi su tutta la penisola. Di giorno prevediamo 7-12 gradi al nord, 10-14 gradi al centro e fino a 17 gradi al sud. Amici, la previsione si conclude qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci al prossimo aggiornamento solo su ilmeteo.it.